È vero, la Coppa del Mondo di sci è già cominciata, però adesso cominciamo inevitabilmente ad entrare nel vivo, perché Solden è stato soltanto un aperitivo molto dolce, però adesso si entra nel vivo, adesso arriviamo all'antipasto e poi arriveremo al primo e al secondo e alle portate principali di questa Coppa del Mondo di sci del 2020, che non vedrà grandi manifestazioni. Succede una volta ogni 4 anni il fatto di non vedere grandi manifestazioni all'interno della Coppa del Mondo di sci, perché quest'anno non c'è né il mondiale e non ci sono le olimpiadi invernali, quindi tutto sarà concentrato sulla Coppa del Mondo e sarà la prima stagione dopo 8 anni, signori, 8 anni, con la mancanza di Marcel Hirscher. Marcel Hirscher ha lasciato una traccia indelebile, chiaramente, allo sci in generale, allo slalom, alla gigante, ma chiaramente allo sci in generale, avendo vinto ben 7 coppe del mondo generali consecutivamente, per poi appunto appendere gli sci al chiodo. Però insomma, adesso senza un dominatore assoluto al maschile ci sarà maggiore incertezza, perché se la Coppa del Mondo generale sembra che se la debbano giocare in due, soprattutto, e sono i vecchi antagonisti di Marcel Hirscher, ossia Alexis Pantoho e Henrik Kristoffersen, sono questi i nomi di riferimento sia per il gigante sia per lo slalom, ma soprattutto appunto per la overall, per la Coppa del Mondo generale. Sono loro sicuramente i due poli principali di questa stagione maschile di sci. Sono due che appunto sono vissuti e si sono ritagliati grandi successi, comunque, nonostante il dominio, la tirannia, quasi mi verrebbe da dire, di Marcel Hirscher negli ultimi anni. Loro comunque si sono ritagliati il loro spazio, le loro grandi soddisfazioni. Adesso per loro arriva una grande occasione, arriva l'occasione di poter dominare, di poter dettare legge senza il fenomeno austriaco tra i piedi. Però insomma, ci sono diversi nomi. Io penso che si debba restare soprattutto al lotto dei gigantisti e slalomisti, perché andare ai discesisti puri si fa sicuramente più difficile, perché gli slalomisti e coloro che praticano discipline tecniche hanno maggiore possibilità, avendo un maggior numero di gare e chiaramente relativamente di possibilità superiori. A questi due nomi, che sono appunto coloro che teoricamente dovrebbero giocarsi la Coppa del Mondo generale, potrebbero aggiungersi altre sorprese, per esempio Marco Odermatt, lo svizzero, il giovane svizzero che ha dato idea comunque di essere molto polivalente e di essere, oltre a gigantista slalomista, comunque uno che se la cava anche nelle discipline veloci. Ma io ci metterei soprattutto il nome anche di Marco Schwarz, l'austriaco, che diciamo in soldoni potrebbe essere anche quasi un erede di Marcel Hirscher. Chiaramente non arriva al livello di tirannia, al livello di incredibile cinismo, e non è vincente come il connazionale. Però Marco Schwarz l'anno scorso ha dimostrato di essere competitivo in combinata, in slalom, in gigante, ma anche appunto se la sa cavare in discesa libera e in super G, quindi può essere un nome assolutamente credibile quello dell'austriaco per la Coppa del Mondo generale. Insomma, chissà davvero che anche lui non si possa regalare delle soddisfazioni. Per l'Italia chiaramente tutti gli occhi invece sono puntati su un unico nome,
E che nome mi verrebbe da dire? Dominic Paris. Dominic Paris, che l'anno scorso probabilmente ha avuto la stagione della consacrazione definitiva, quella che lo ha definito per l'ennesima volta, e a detta anche dei più critici. Eccole, queste critiche sono completamente state spazzate via l'anno scorso da parte di Dominic Paris, con una stagione davvero superlativa in discesa, peraltro culminata anche con l'oro mondiale nel Super G, che è stata la ciliegina sulla torta di una stagione straordinaria per Dominic Paris, soprattutto perché sono arrivati i successi prestigiosi nelle piste più difficili, come sempre a Kitzbühel, ma appunto a Bormio, in Val Gardena, tanti i successi prestigiosi per Dominic Paris. Ecco, se si dovesse comunque mantenere sui livelli della scorsa stagione, probabilmente appunto non vincerà lo stesso la Coppa, perché gli slalomisti hanno maggiore possibilità in quanto hanno più gare nel calendario. Però se dovesse avere la continuità che ha dimostrato l'anno scorso a quel livello di qualità, allora potremmo parlare del primo podio per l'Italia nella Coppa del Mondo Generale, e un podio che non arriva ormai da troppo tempo, perché non arriva da addirittura 16 anni praticamente, non arriva, anzi 16 anni, 26 anni, che non arriva dal 94-95, quando trionfò Alberto Tomba nella Coppa del Mondo Generale. Quindi insomma, in Italia manca davvero da troppo tempo, e quest'anno potrebbero tornare ad arrivare a un podio grazie a Dominic Paris. Mi sento di escludere nei giochi della generale, ma non appunto, chiaramente saranno protagonisti anche quest'anno nelle discipline veloci i norvegesi, Jansrud e Kilde, poi alla luce anche del ritiro di Axel Lund Svindal, comunque ci sono sempre i due norvegesi sempre protagonisti, Kilde e Jansrud, ma anche nomi come l'austriaco Kriegmeier, che comunque tutti gli anni sta crescendo ed è sempre più protagonista nelle discipline veloci, come Beat Feuz, lo svizzero, che è un nome ormai che non manca mai all'appello dei migliori in velocità. Questi più o meno i nomi al maschile più altisonanti che potrebbero giocarsi appunto la Coppa del Mondo, e le varie chiaramente anche coppe di specialità. Insomma, lo spettacolo è assicurato, e le delusioni, le sorprese, gli upset, magari anche i nomi più a sorpresa possono chiaramente venire fuori, perché tutti gli anni ci sono comunque sorprese, evidentemente anche con nomi meno blasonati che potrebbero venire a galla. Per esempio sto pensando, ecco, adesso mi è venuto in mente un altro nome, perché in slalom ancora non avevo nominato il francese Clément Noël, che è apparso in grandissima crescita lo scorso anno e quest'anno è pronto a ripetersi, e sicuramente può far bene tra gli italiani quest'anno, soprattutto in slalom. È da tenere d'occhio colui che sta arrivando, Alex Vinatzer, che sta emergendo piano piano, il classe 99 può crescere ancora, e quest'anno chissà che davvero non ci dia concrete soddisfazioni. Sono sicuro che continuerà a crescere lo sciatore altoatesino, e insomma ci manca soltanto un gigantista, perché in questo momento chiaramente ci manca appunto, dicevo, un gigantista, però insomma in generale siamo coperti, possiamo fare le nostre belle gare anche quest'anno, e quindi andiamo avanti. Passiamo invece, giriamo pagina e passiamo al femminile. Al femminile c'è un grande nome
e se non lo vince lei probabilmente questa Coppa del Mondo non sappiamo neanche chi la possa vincere. Chiaramente sto parlando della divina, sua maestà lo sci femminile in persona, Michaela Schifrin. Chiaramente è quello il nome di riferimento, perché lei è pronta davvero a essere competitiva, a essere da primo posto in qualsiasi gara di ogni disciplina. È una sciatrice, è un atleta di livello superiore, semplicemente. Sicuramente potrebbero esserci anche qualcuno a dargli noia. Per esempio sto pensando a Petra Vlova, che già gli anni scorsi comunque poteva dargli fastidio in determinate gare, ma quest'anno sto pensando anche a Elis Robinson, perché la neozelandese sta sorprendendo, la neozelandese sta crescendo a vista d'occhio, ha ottenuto il primo podio l'anno scorso, quest'anno a Sölden nella prima gara di stagione si è subito imposta, insomma è una metamorfosi in positivo assolutamente visibile, quella della dell'atleta neozelandese. Quindi chissà che davvero anche lei non possa essere una che può dar fastidio a Michaela Schifrin. Non dico per la generale, perché per la generale i giochi sono pressoché fatti, ma comunque per le discipline tecniche Alice Robinson potrebbe rappresentare assolutamente un nome credibile per queste gare. Andremo un po' a vedere. Un nome credibile per le discipline veloci quest'anno potrebbe essere il Kastuec, perché il Kastuec, la slovena, l'anno scorso è stata fuori praticamente quasi tutta la stagione per l'infortunio, mentre quest'anno è tornata, quest'anno può tornare quella di prima e può imporsi davvero a livelli stratosferici. L'ha dimostrato il Kastuec, che poi non si ferma alle discipline veloci ma se la cava anche in slalom e in gigante, quindi insomma anche lei potrebbe rappresentare un identikit interessante. Poi appunto c'è Michaela Schifrin, finché resterà in carne Michaela Schifrin nel circo bianco, allora probabilmente il discorso generale può essere abbastanza superfluo, però appunto ci sono diversi nomi che possono magari anche squilibrare un po' le cose e spostare gli equilibri in questa stagione sciistica, che è davvero si prepone davvero interessante, soprattutto per i nomi giovani che stanno arrivando, per le certezze, per i più esperti che invece continuano a restare nel circo bianco e vogliono fare la voce grossa, vogliono continuare a farla. Insomma, non ci resta che immergerci in questo lungo viaggio che terminerà il 20 marzo con le finali di Cortina d'Ampezzo, peraltro, perché il grande primo evento a Cortina d'Ampezzo sarà questo quest'anno con le finali di sci, poi arriverà anche arriveranno i mondiali di Cortina d'Ampezzo di sci del 2021 e poi chiaramente l'evento olimpico nel 2026 insieme a Milano. Insomma, lo sci è cominciato un mesetto fa, ma adesso entra in particolar modo nel vivo domani con lo slalom di levi femminile e domenica quello maschile. Poi la prossima settimana vedremo anche per la prima volta i velocisti in pista. Insomma, è un delitto perderci degli eventi del genere, perché lo sport invernale, gli sport invernali in generale stanno arrivando, lo sci, il biathlon stanno arrivando.